Bentornati a MediaRes, rubrica del canale in collaborazione con il sussidiario.net, in cui parlo di televisione, vari aspetti della televisione e vari programmi televisivi. Oggi, come ultimamente ho fatto abbastanza spesso, parlo di serie TV americane con una serie che è amatissima, che è stata soprattutto l'anno scorso idolatrata. Parlo di True Detective della seconda stagione che è in onda in questi giorni su Sky Atlantic in contemporanea con HBO e per la quale Sky Atlantic ha continuato la politica di simulcast che aveva già utilizzato con Game of Thrones, ovvero alle 3 del mattino va in onda in diretta, praticamente in contemporanea con gli Stati Uniti, l'episodio sottotitolato, la sera viene replicato e poi la settimana dopo viene trasmesso in versione doppiata. True Detective è una serie creata da Nick Pizzolatto ed è una serie antologica, ovvero una serie che ogni stagione racconta una storia diversa con personaggi diversi e degli attori diversi. Questa seconda stagione è ambientata a Los Angeles, tutta ambientata al giorno d'oggi e cambia ovviamente il contesto. C'è sempre un omicidio da risolvere, ci sono tre poliziotti che per vari motivi sono implicati in questo omicidio, ovvero Colin Farrell, Rachel McAdams e Taylor Kitsch, e poi c'è una figura di imprenditore corrotto, quella di Vince Vaughn, che fa da sfondo all'interno la storia. Questa seconda stagione ovviamente deve affrontare il cambio di atmosfere, il cambio di attori, anche il cambio di costruzione produttiva. La prima stagione aveva la particolarità di avere un solo regista, Cary Fukunaga, invece in questa stagione cambiano ogni due episodi, quindi avere una sorta di ricambio che è quello normale delle serie televisive. Gli ascolti sono un pochino diminuiti, rispetto all'anno scorso, ma soprattutto è diminuito il gradimento, ovvero stanno arrivando molte critiche dalla stampa, ma anche dai social network, dagli utenti. È chiaro che una serie che ha questo tipo di cambiamenti così improvvisi, così radicali, che voglio dire, distruggono anche tutta l'affezione che di anno in anno si può avere per una serie, si pongono in maniera molto più difficile rispetto a una fidelizzazione. E ci sono anche degli elementi oggettivamente meno forti, meno potenti rispetto alla stagione precedente. La storia è, perlomeno dove siamo arrivati in questo momento, ovvero a metà della stagione, sembra meno orchestrata, sembra meno affascinante. Gli attori sono forse meno bravi o quantomeno peggio diretti rispetto all'anno scorso, e anche il fatto che i registi cambino ogni due puntate dà meno forza cinematografica alla serie stessa. Però è comunque una serie che ha da averci, una serie che ha una grandissima forza nelle descrizioni, che ha dei personaggi molto belli, ha un uso delle immagini, secondo me, di alto livello, un uso delle immagini che ne fa comunque una serie sopra la media e che fa una serie che usa il noir in una maniera molto particolare, raccontare le sfaccettature dell'America attraverso le sfaccettature del noir. Con tutte le difficoltà che un secondo anno porta, e soprattutto un secondo anno che viene dopo un primo anno come quello passato, True Detective riesce secondo me ancora ad avere una sua grande forza. È una serie che decide di sfidare il proprio pubblico, di sfidare la passività del pubblico televisivo. Come ha fatto notare Andrea Fornasiero, forse quello di True Detective, tutto l'andamento narrativo, è più degno di un romanzo, è più degno di una saga alla James Ellroy piuttosto che una serie televisiva. Non mancano i finali di puntata scioccanti, non mancano i colpi di scena, ma in realtà la vera forza è quella di seguire, anche lentamente, ma con un andamento quasi fluviale, i propri personaggi e soprattutto la città di Los Angeles. Ecco, se lo prendete come serie poliziesca, è chiaro che True Detective 2 ha dei difetti, ma se vedete questa come un grande romanzo, una grande narrazione conseguenziale e non episodica su Los Angeles e su ciò che nasconde, potrete apprezzare ancora e sempre questa serie che, nonostante qualche difetto e nonostante qualche limite rispetto all'anno scorso, è comunque un esempio di televisione da tenere ancora nel cuore. Io spero che questo video, un po' più lungo del solito per questa rubrica, vi sia piaciuto. Spero che, insomma, fatemi sapere sotto cosa ne pensate di True Detective, se vi piace, se non vi piace questa stagione e se avete, insomma, voglia di confrontarvi con me su questi miei discorsi. Io vi do appuntamento al prossimo video e alla prossima settimana.